girare ai tuoi genitori. Mi hanno chiesto come sei così buono. Scusa, te lo devo dire. Eppure tanto dicono. Ragazzi, lo so che non è una domanda, però ci va. Oh. Stai bene con Alice? Ambasciatore non porta bene. Adesso fatelo rispondere. Stavo ascoltando lei che dice vieni con me. Eh sì, e poi è un uomo. No, si sta bene. Per il momento. Ok, adesso è una domanda per Silvia. La mia topolina. Che gli vuole fare la domanda per Silvia? Ecco la domanda per sì. Alla calma, fate la parola, vai. Ci metto per tornare il piano. Così bene. Piano? Allora, io ho cominciato che avevo 8 anni, quindi 12 anni. Silenzio. Ho cominciato con il pianoforte classico e poi ho cambiato e ho unito il pianoforte moderno. Tanto moderno che il pianoforte moderno. Quindi è uno strumento molto difficile, ci vuole tanto ingegnere. Anche il pirobatter un certo periodo tra l'altro. Come quando metti dischi, capito? Che vanno due canzoni insieme. Ultima domanda, ladies and gentlemen, e poi state scatenando qua davanti, Io a Silvia com'è il rapporto con Martina uscito dalla scuola. Come è andata? Ma guarda, adesso sono finiti i giochi, quindi diciamo da parte sua si è un po' placata, ci sono un po' placate le acque. È logico che per come siamo fatte, per come sono fatta io, certe cose non si dimenticano, perché comunque sono state dette su di me. Quindi... Molto presto su Italia 1 ci saranno 12 riprese. Con... No, c'è anche da dire che tutti i complimenti che ti stiamo facendo noi non te li dimentichi, quindi poi mi lasci il numero di telefono. Allora, l'ultima domanda, perché poi firmano. Poi firmano per Luca. Autografi. Luca. Ma quando è nato? Quando sei nato? Ci siamo quasi a compleanno. Ti faccio un po' di... Allora, chi è che vuole fare la domanda? Vieni qua tesoro, vieni. Senza piangere però, Anche con parole tue. Tu, ti passa stieri. Dai, come ti chiami? Elena, ciao, buon pomeriggio. Volevo sapere se le parodie che facevano Alessandra e Martina hanno influito sulle tue performance. Nella fase serale assolutamente no, nel senso che comunque ero riuscita a superare i momenti difficili e me ne fregavo. Diciamo che se fossero successe nel pomeridiano, dove ero un pochino più in difficoltà, quello sì, e per un certo periodo hanno anche influito i loro giudizi purtroppo sulle tue performance. Dicevo, nessuno, siamo esseri umani. Due domande, una per lei e una per Luca.